Salve, ciao amici di YouTube, benvenuti, benvenuti in questo nuovo video che è un po' particolare. Allora, sì, io una volta ero contro le multinazionali, invece adesso ho deciso che mi converto proprio al multinazionalesimo. Allora, quello che vedete qua sopra è un test, è una prova. Scusate, non ce la farò mai. Aspettate. Mi ero dimenticato queste due cose. L'idea di questo video mi nasce dal fatto che qualche tempo fa qualcuno nei commenti dei video mi ha chiesto, oppure su Instagram, nei direct, non mi ricordo, non voglio fare il coso, non l'ho controllato. Anzi, so che ti dico controllo. Ilaria Rubino, ti ho trovato. Prende l'XT2, non so se hai già fatto per caso un video sulla tua attrezzatura Fuji che usi per i matrimoni o lavori in generale. E allora colgo l'occasione per fare un video che riguarda l'attrezzatura che userò in un viaggio matrimonio. Nei prossimi giorni, settimana prossima, andremo in Germania per fare le foto ad un matrimonio di una coppia tedesca, assieme a questo e questo. Assieme a loro due andiamo a fare sto matrimonio. E ovviamente io voglio fare un piccolo vlog, anche perché facendo oggi un paio di calcoli con questo, ho scoperto che dall'aeroporto siamo molto più vicini ad Amsterdam che nel posto dove dobbiamo andare. Quindi mi sa che il ritorno andiamo ad Amsterdam e poi prendiamo l'aereo per ritornare in Calabria. Ovviamente viaggeremo con Ryanair. Le nuove politiche ti consentono di portare sempre due bagagli come prima, ma il bagaglio più grande, il troll più grande, quello da 10 kg, te lo imbarcano direttamente. Devi pagare il sovrapprezzo se vuoi che portartelo su in cappelliera. Io con questa borsettina qua ci ho già fatto sia il viaggio in Norvegia che il viaggio in Islanda e c'è entrata tutta la mia attrezzatura perché non volevo rischiare che la mia attrezzatura fosse spedita sotto nella fusoliera. E quindi anche in Norvegia e in Islanda ho ridotto il kit che di solito porto ai matrimoni, che non è questo qua, per stare più tranquillo. Dato che questo viaggio, come ho già detto prima, sarà per fare un lavoro di un matrimonio, ma io voglio fare anche un piccolo video, mi voglio portare anche il drone. Sicuramente ci sarà la possibilità di fare delle riprese in luoghi aperti di natura, sperando che non ci sia qualche divieto che io in questo momento ignoro e saprò solamente se va là. Allora, questa è l'attrezzatura che mi voglio portare sostanzialmente. Questa è la borsa che mi voglio portare, che è certificata come secondo bagaglio a mano con Ryanair. È una Think Tank Suburban Disguise. È completa di una custodia protettiva per la pioggia. Come vi ho già detto, l'ho portata in Islanda e la custodia protettiva per la pioggia l'ho usata veramente poche volte. E sono gli scomparti interni. Qua ce n'è uno principale per la macchina fotografica e poi tante taschine che io vorrei riempire con questa roba qua. Allora, cosa mi porto? Mi porto la XT3. Qua vedete la XT2 per praticità. Allora, mi porto la XT3 con il 23 1.4 e il 56 1.2. Ok, allora vediamo se li riesco. Intanto inizio a posizionare qualcosa, poi vediamo come. Oppure potrei mettere la camera e obiettivo agganciati e questo qua. Poi, vabbè, questa è la plate che va sotto della Peak Design. Facciamo conto che è attaccata e questa chiavettina qua la metto da qualche parte perché mi può sempre tornare utile. Vorrei riuscire a inserire il flash, ma non so se ce la farò. Comunque ci proviamo. Il Mavic Air ci va benissimo, in realtà ci andrebbe anche con la custodia. Non so se si riesce a vedere. Ci andrebbe anche con la custodietta rigida, ma così risparmio qualche centimetro. Il caricatore è necessario per forza, perché altrimenti la batteria non la ricarichi. Questo, diciamo, è un cavo che non mi serve. Lo mettiamo qua.
Ma Vicker me lo porto, dato che andiamo in Germania, non so quanto sole ci possa essere, me lo porto solo con un filtro davanti con l'ND8 polarizzato ovviamente. Il telecomando va qua a fianco al Mavic Air. Mamma mia, come sto godendo. Credo che questo addirittura possa entrare così. Sì, come batterie del Mavic Air me ne porto solo un'altra di riserva e mi porto questo aggeggio qua, che è il convertitore da batteria con la batteria del Mavic Air, e questo cavo è un cavo USB. Riuscite ad usare la batteria del Mavic Air come power bank, anche per il telefonino, per tutto. Tu fai così, poi premi qua, devi tenere premuto come se lo accendessi e parte la carica. Figo. In realtà potrei anche evitare di portare questo, che è un caricatore USB, perché c'ho già le USB che escono dal caricabatterie del Mavic, quindi questo lo possiamo cestinare. In realtà in questo momento potrei fare anche un'altra cosa. Posso portarmi anche un pacco batterie stilo per il flash. Elica di ricambio, le posso mettere qua, in questa tasca. 3 batterie per la Fuji, le metto sempre in questa tasca, per non fare troppo spessore dentro. Ma vi faccio vedere. Questa la posso mettere a fianco qua al flash. Questo è il mio portaschede, questo va qua. Questo abbiamo detto che è attaccato. Questo in realtà posso evitare di portarmelo, no, uno di riserva me lo devo portare, perché se magari mi salta il telefono, comunque il telefono mi serve come controller del Mavic, però va in tasca. Questo lo mettiamo adesso qua davanti, no, questo qua non va bene perché crea troppo spazio. Questo può andare qua, vediamo. Wow, alla grande. Questo può andare qua, questa può andare qua, questa può andare qua, che è la tracolla, la Peak Design, la, che cos'è? La leash, porto la leash. Questo va qua. Sì. lo sapevo che ci riuscivo. Pronto ad andare. Bene, spero che questo video vi sia da ispirazione. Magari se volete fare un viaggio e ci avete bisogno di portarvi dietro poca roba, che comunque, come avete potuto vedere, in realtà è tanta. Che dire, riesco a portarmi anche un flash da slitta, che nei matrimoni è sempre comodo avere. Luce naturale, ok, però se devi fare una foto dove sei proprio al buio, ed è una foto di quelle non artistiche, ma è una foto che serve, di quelle che servono. Ma io qua c'ho spazio in realtà, c'ho ancora spazio. Questo può andare qua, questo addirittura ci entra pure, vedi? Adesso ve lo faccio vedere. C'è entrato tutto, sono contento, andrò in Germania, ad Amsterdam, così. Richiudiamo. Non so se ci sono dei limiti di peso, ma credo che non ci siano dei limiti di peso, ci sono solo dei limiti di dimensioni, e questa li rispetta, i limiti di dimensioni. Poi, tutto sommato, la cianfrusaglia la potrei anche mettere nel mio trolley, tipo questo, la tracolla, insomma, roba che può andare tranquillamente in stiva. L'ho già detto, ma mi ripeto, spero che questo video vi sia in un qualche modo di ispirazione. E mi raccomando, state sintonizzati, perché fra poco vedrete dei video, tra i quali questo qui della Germania-Olanda. Non vedo l'ora di andare.